questo numero. Ideati un tempo come semplici giochi, in un futuro ormai sempre più prossimo, i robot saranno anche da compagnia, come racconta la rubrica Innovazione. Economia circolare, taglio degli sprechi e una gestione più attenta della spesa. Comportamenti virtuosi oggi adottati anche quando si è in viaggio. Nello spazio dedicato al lifestyle, riflettori puntati su Parigi e sulla prima mostra dedicata al grande stilista Zedine Alaïa, da poco scomparso. Infine, per la rubrica soldi, ecco alcuni consigli da tener conto quando si decide di investire i propri risparmi. Tutto questo e molto altro ancora nel nuovo numero di Magazine7. Buon sabato e benvenuti a Magazine7, anche oggi ad ospitarci le sale del Maxi di Roma, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. E a proposito di design e architettura contemporanea, iniziamo subito parlando di grattacieli, eclettici ma anche innovativi, efficienti e leggeri come nuvole verticali. Insieme al nostro esperto Mattia Martinelli, vediamo come questi nuovi edifici stiano ridisegnando il panorama delle grandi città. Tra le grandi aspettative del 2018 ci sono i nuovi edifici che stanno per essere inaugurati in tutto il mondo. E questo è un punto importante perché è cambiata la logica di edificazione degli edifici. Faccio l'esempio di Parigi, nella Défense. Défense è una zona spostata dal centro, fatta come city, cioè come zona solo per il lavoro e il lavoro d'ufficio. Invece questa grande novità si propone di dare un nuovo volto alla Défense stessa. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo del Palazzo di Giustizia. Ora, non sarà più solo un palazzo atto a lavorare semplicemente. Grazie a un enorme ristorante all'ultimo piano con una vista panoramica bellissima e varie terrazze situate nei vari punti dell'edificio stesso. Cos'ha di particolare? Beh, prima di tutto che è fatto dalla più grande archistar mondiale, mi sento di dirlo, con grande orgoglio nostro, il famosissimo Renzo Piano. Poi la sostenibilità, il nuovo traguardo del XX secolo, cioè edifici che non producono più emissioni nocive, ma anzi che cercano di ripulire l'aria all'interno e anche all'esterno grazie a una tecnologia avveniristica. In questo viaggio intorno al mondo grazie all'architettura ci troviamo in un posto particolare, a Dundee in Scozia, che per lo più non dice nulla perché è una piccola città della provincia scozzese. Qui ci sarà una rivoluzione perché aprirà l'incredibile e bellissimo Victoria Albert Museum, la prima sede fuori da Londra. L'archistar è Kengo Kuma, un architetto giapponese molto famoso, che ha seguito l'idea della Scozia stessa, riprendendo le scogliere, la forma delle scogliere, riportandola nell'edificio e ricoprendola di pietra naturale, sempre rimandando alle scogliere. Se fossi un architetto non sceglierei mai New York come sede del mio edificio, perché edificare un grattacielo a New York è una delle cose più difficili al mondo, vista la concorrenza degli altri palazzi straordinari. Beh, qui Thomas Edewick ha deciso di fare una cosa avveniristica, ha fatto un edificio 3.0, quello da instagrammare, da farci le foto e metterle su Facebook. È una serie di rampe e di scale aperte alla città dove la gente potrà andarci, correre, fare jogging, palestra, ma che in realtà non serve a nulla se non la questione estetica. Le grandi strutture di bronzo sono state realizzate vicino a Gorizia da una manifattura italiana. Come si chiama questa follia meravigliosa? Si chiama il Vascello, The Vassel. Sarà un edificio di 45 metri, quindi neanche particolarmente grande, ma sicuramente ne sentiremo tanto parlare. La Liza Soho Tower, ci troviamo a Pechino ed è il nuovo edificio in inaugurazione quest'anno. Perché è particolare? Per varie caratteristiche architettoniche, ma la più importante è che è stato disegnato dalla famosissima architetta Zaha Hadid. È un enorme monolite intersecato da due torri gemelle che si amalgamano tra di loro, che diventerà l'edificio più alto del mondo. All'interno addirittura ci saranno 4 piani sottoterra con la metropolitana collegata alla città. Ci saranno anche negozi, zone ludiche, zone ricreative e zone scenografiche di bellezza importanti. Parlando di edifici avveniristici, non potevamo che non finire il nostro viaggio naturalmente a Dubai, luogo degli edifici più importanti e più alti del mondo in questo momento.
qui hanno costruito una cosa veramente folle, si chiama The Frame, perché è una cornice, ed è una cornice che serve per fare le foto e raggruppare tutta la città e tutto l'Emirato all'interno di questa cornice stessa. L'architetto che l'ha fatto è stato Fernando Donis, un architetto di origine messicana, che ha realizzato veramente un'opera unica. Era il 16 marzo del 2016 quando alla Camera fu approvata la proposta di legge per combattere gli sprechi alimentari. Oggi, a quasi 2 anni di distanza, di strada ne è stata fatta. Sono sempre più numerosi, infatti, gli esempi e i comportamenti virtuosi che stiamo cominciando ad adottare quando siamo in vacanza, magari sulla più lussuosa nave da crociera. You stuck on me in my laughing eyes. Si è celebrata lo scorso 5 febbraio la giornata contro lo spreco alimentare, un appuntamento importante per fare un bilancio su quanto cibo viene gettato nel mondo. E anche l'Italia tira le sue somme. A quasi 2 anni dall'approvazione della legge sugli sprechi alimentari, infatti, 3 italiani su 4 gestiscono meglio la dispensa, come ha dimostrato un'indagine Coldiretti XE. Bene, ma non benissimo. Perché nonostante i dati incoraggianti, ogni famiglia annualmente riversa nella spazzatura ben 145 kg di generi alimentari. Un problema che riguarda anche la ristorazione, la distribuzione commerciale, il comparto agroalimentare. Per questo le grandi aziende stanno cercando di dare il loro contributo. Come nel caso di Costa Crociere, unica compagnia nel settore marittimo a portare avanti dal 2016 il progetto For Good Food, incentrato sul consumo responsabile del cibo sulle sue navi da crociera. Perché se è vero che l'esperienza culinaria rappresenta l'80% dell'indice di soddisfazione del cliente, è altrettanto dimostrabile che lo spreco alimentare si può arginare. Noi complessivamente ogni anno produciamo 54 milioni di pasti, quindi è come dare da mangiare al 90% della popolazione italiana per un giorno, tanto per darci un'idea di dimensione. Quindi è chiaro che con queste dimensioni noi abbiamo la possibilità di rappresentare al meglio quello che è una riduzione degli sprechi alimentari, che è il nostro obiettivo. L'obiettivo al 2020 è di ridurre il 50% degli sprechi alimentari, nonostante l'agenda dell'ONU fissa appunto il 2030 come obiettivo. Noi siamo comunque anche un'azienda che per la tipologia di business produce uno spreco alimentare. Ovviamente un buffet per forza di cose alla fine della giornata hai dovuto produrre un pochino in eccesso. Noi oggi come oggi siamo in grado di fornire a fine giornata ai nostri chef sulle navi un dettaglio preciso di quello che è entrato nella spazzatura. In questo modo uno cosa fa? Dice: recuperi la spazzatura? No, assolutamente no. Però riduci o modifichi quelli che sono i cicli di produzione. Noi volevamo combinare ovviamente l'esperienza di una vacanza con quello che è un comportamento corretto da parte dei nostri ospiti. E quindi abbiamo lanciato un'iniziativa qualche mese fa sulle nostre navi, Taste Not Waste, quindi prova ma non sprecare. E questa iniziativa ovviamente di sensibilizzazione ha creato sicuramente dei risultati su quella che era l'attività dei nostri clienti, dei nostri ospiti. Stiamo cercando anche di sensibilizzare e passare il messaggio ai nostri passeggeri. La tendenza a fare delle grosse piattate, perché un buffet ti porta, cioè hai 30-40 piatti da scegliere, prendi un po' di questo, un po' di quello. Cerchiamo di dirgli no, prendine meno, magari più volte, perché troverai sempre tutto. Cerchiamo di eliminare quel tipo di spreco, che è sempre stato abbastanza forte. Addirittura abbiamo fatto anche un altro passo, che è quella parte di spreco che per ovvi motivi, tipo io ho preparato una cosa che è cotta e io non la riutilizzo. Non cerchiamo di non buttarla via con la collaborazione che abbiamo fatto con il Banco Alimentare. Passiamo anche una parte della nostra produzione in eccesso a onlus, associazioni, case d'accoglienza e questo è anche un altro modo di recuperare la nostra overproduction. Però ripeto, dobbiamo anche noi imparare a contenerci, perché siamo un po' portati all'eccesso.
Per molti sono un tentativo riuscito di umanizzare la tecnologia, rivelandosi al tempo stesso utili e affidabili in diversi ambiti della vita quotidiana. Negli Stati Uniti li chiamano social robot, che noi potremmo tradurre come robot da compagnia. Umanoidi destinati a far parte delle nostre famiglie in un futuro sempre più prossimo. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Non sminuzzano, tritano, frullano frutta e verdura come i loro colleghi in cucina, ma ci intrattengono giocando e chiacchierando. Ci ricordano le incombenze domestiche, incluso quella di prendere le medicine, e nel più avveniristico dei casi ci sostituiscono quando siamo fuori, monitorando la casa. Sono i nuovissimi robot da compagnia, dei veri concentrati di tecnologia progettati per semplificarci la vita e combattere la solitudine. Sbagliato pensare però che siano solo un gioco destinato ai più piccoli, perché alla fiera più tecnologica del mondo, il CES 2018 di Las Vegas, cioè il Consumer Electronics Show, dedicato al mondo dell'elettronica e andato in scena lo scorso gennaio, sono stati ben 35 i marchi che hanno presentato creazioni robotiche dalle sembianze più o meno umane. Un giro d'affari che ad oggi coinvolgerebbe già 4.000 aziende del settore e che nei prossimi 3 anni, secondo le stime di The Robot Report, istituto di monitoraggio robotico, vedrà un boom di circa 171 miliardi di dollari. Non è un caso, infatti, che anche la Commissione europea abbia finanziato nell'ultimo periodo più di 120 progetti di ricerca proprio nel settore della robotica di compagnia. Ma se le cause di primo impatto possono essere imputabili alla maggior dimestichezza da noi acquisita nei confronti dell'high-tech, gli esperti del settore sottolineano come la realtà sia ben diversa e la necessità di amici dall'intelligenza artificiale non sia un vezzo da ragazzi, ma una necessità da adulti. Per farla breve, viviamo sempre più a lungo, facciamo meno figli, con il rischio di invecchiare da soli. Come ha ribadito l'Institute of Aging americano, sottolineando come ad oggi solo negli Stati Uniti gli over 65 siano oltre i 40 milioni e nel 2050 le stime parlano di circa 19 milioni di 85enni. Sul fronte dell'estetica ce n'è poi per tutti i gusti, dal modello di automa a quattro zampe, copia conforme ma senza sentimenti del classico cane, ai modelli tutti occhioni che fanno tenerezza, in grado di assumere diverse espressioni facciali, a quelli più tecnologici dotati di sensori di prossimità, fotocamere, microfoni, in grado di mappare e memorizzare l'ambiente. Alcuni poi sono persino in grado di salire le scale, aprire le porte, afferrare e porgerci gli oggetti, senza contare quelli che memorizzano i nostri gusti, la nostra voce, capiscono quando siamo arrabbiati o tristi e manifestano disappunto se vengono trattati male. Avremo dunque tutti in casa un robot? Se gli scienziati ne sono convinti, l'allerta arriva invece dagli esperti di psicologia, memori ancora di quel Tamagotchi Effect che aveva causato ansia e depressione a migliaia di persone negli anni 90. Ovvero la capacità dell'essere umano di affezionarsi ai software. Effetto che era già accaduto con il famoso pulcino Tamagotchi, cucciolo virtuale da accudire continuamente, pena la sua morte. La soluzione? Ricordarsi di aver di fronte sempre e solo un robot, mettendo al bando tenerezza e simpatia. Abiti da sogno, luoghi incantevoli e modelle belle come principesse. No, non è una favola, anche se a volte potrebbe apparire proprio così. È l'alta moda di Parigi, uno spettacolo fantastico che trasforma artigianato e cultura in opere d'arte e di stoffa per l'estate che verrà. Io questa volta, dietro questa collezione c'è la couture stessa, la couture dietro la couture, le persone, perché penso che quello che non si vede, le persone che stanno dietro sono quelle che hanno reso grande questo sogno dell'alta moda. Si chiamano Maria Sole, Oriana, Elide, ma anche Francesco, e sono i nomi non solo di 68 straordinarie creazioni di alta moda, ma anche di coloro che le hanno realizzate.
Pierpaolo Piccioli, direttore creativo valentino, rende omaggio al talento artigiano, alla maestria e alla bellezza pura che la couture sa raccontare grazie anche alle sapienti mani dei sarti, 77 in tutto in atelier, tra cui 10 ragazzi, tra i 25 e i 75 anni. L'incanto e l'orgoglio nel riscoprire la bottega dell'arte italiana, raccontata da abiti di una più classica couture, espressa in chiave moderna, tra i colori pieni di un maestro della pittura come Andrea Pontormo e la leggerezza delle piume sui cappelli nuvola realizzati da Philip Tracy. È un giardino francese tra tralci di rose, camelie e una fontana zampillante, quello ricostruito sotto la vetrata del Grand Palais da Karl Lagerfeld per una nuova e sorprendente stagione di alta moda firmata Chanel. Fanciulle dalla delicata bellezza dei fiori, tweed, bouclé e tulle. La stoffa di uno stile riconosciuto a colpo d'occhio nel mondo, leggero come una piuma, luminoso come un cristallo. Couture, the way they make the dresses. In questa collezione ci sono tutti gli elementi tipici della couture, o meglio della haute couture Chanel. Ci sono ricami, fiori lavorati a mano, volanti, tessuti impalpabili come il tulle. È una collezione che ho amato particolarmente, anche se in realtà la cosa che amo di più è la libertà che ho nel poter creare. La possibilità che la Maison mi dà di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili. Una rarità al giorno. O mettiamo un'altra stecca? Ricami in metallo color oro, quasi degli intrecci di micro paillette ispirati alle radici degli alberi, organze preziose e ricami in 3D per inedite giacche sahariane. I 33 abiti della nuova collezione di Antonio Grimaldi sono emozionanti come il più indimenticabile viaggio anche nella couture. Questa volta è un viaggio tra Vietnam e Cambogia e mi ha ispirato tantissimo. Si inizia quasi 6 mesi prima e insomma adesso già ci cominceremo a ripensare alla prossima e si finisce 5 minuti prima della sfilata. In bianco e nero si muove sulla scacchiera set la nuova collezione di oro firmata da Maria Grazia Chiuri. Un sogno surrealista che diviene ipnosi di bellezza pura per abiti che rivelano tutta la straordinaria arte e la cultura espressa dalla couture ai suoi massimi livelli. Tatuaggi sulla pelle, mascherine che non nascondono ma, al contrario, rivelano lo sguardo. Gioco e seduzione femminile sulle tracce della musa ispiratrice Leonor Fini, pittrice surrealista e cara amica di Messier Christian Dior, messa in luce dal prezioso lavoro della Chiuri in un continuo saldare passato e futuro. Lei usava i balli, infatti lavorava con Dior anche per le sue apparizioni nei balli come delle performance. In fondo, e diceva, io non vado a un ballo per ballare, ma vado lì per fare una performance con il mio vestito, col mio trucco, col mio look. Non è lontano oggi dai ragazzi che fanno, si vestono, si truccano, si fanno un selfie e se lo mettono su Instagram. Secondo me in realtà loro così si esprimono. È un modo per raccontare di loro molto di più di quanto uno immagina. Starnuti, tosse, soletti qua la gola, occhi rossi. Sono solo alcuni dei sintomi delle riniti allergiche o più semplicemente conosciute come allergie. Una patologia di cui soffre un italiano su 10 che teme la primavera, sinonimo di estremi fastidi ai limiti davvero della sopportazione. Un fenomeno però a cui oggi forse si può porre rimedio. Raffiche di starnuti, nasi chiusi che faticano a respirare, occhi arrossati e pieni di lacrime. Sono soltanto alcuni dei sintomi più evidenti e riconoscibili delle tanto temute allergie, che solo in Italia colpiscono, secondo recenti statistiche, quasi l'11% della popolazione. E se tradizionalmente la primavera viene considerata il periodo maggiormente a rischio per la comparsa di congiuntiviti e riniti di natura allergica, già in questo mese, per la fioritura precoce di alcune specie di piante, dovuta anche alla recente ed eccezionale ondata di caldo, possono manifestarsi i primi fastidi stagionali.
Un fenomeno da non sottovalutare, che può essere risolto definitivamente con diversi tipi di soluzioni, come ci spiega il professore Paolo Gottarelli. Il discorso allergia è un discorso che riguarda in particolare le manifestazioni, i sintomi dell'allergia a livello del naso. Il più comune, quello stiamo arrivando con la stagione, è l'allergia da polline, ma allergia è un termine molto più vasto e quindi può interessare tanti altri campi. L'alimentazione, ad esempio, ha una sua importanza, perché gli allergici ai polline è dimostrato che se riusciamo ad alimentarli meglio riescono a diminuire la sintomatologia. Purtroppo queste allergie sono in aumento esponenziale, questo lo dicono tutti gli esperti e lo dicono tutte le statistiche. A che cosa è dovuto? È dovuto ad un maggiore inquinamento dell'aria, ma soprattutto è dovuto a un nostro indebolimento del nostro sistema immunitario. Per quello che riguarda il distretto nasale, coloro che soffrono veramente delle allergie, delle rinopatie, vivono col fazzoletto in mano, il naso chiuso, e sono costretti, oltre che a fare i benefici lavaggi con le soluzioni saline, anche a usare gli spray con i vasocostrittori o con i cortisonici, se non prendere antistaminici per bocca. La MIT, la Modified Inferior Turbinoplastica, è la metodica che ho ideato per ovviare a problemi di chi russa la notte, delle apnee notturne, è venuta in soccorso anche di coloro che soffrono di allergie. Il punto sta in questi organi particolarissimi che stanno fra il palato e la fossa nasale. Si chiamano turbinati inferiori, sono dei corpi cavernosi che servono a scaldare l'aria e quindi hanno bisogno, per riscaldarla, di tanto afflusso di liquido caldo, il nostro sangue ovviamente. Ecco che in situazioni particolari o allergiche questi corpi cavernosi si ingrandiscono e vanno a chiudere completamente la via nasale. Ridurre il volume dei turbinati inferiori riduce drasticamente tutti i sintomi e ridà un grande benessere. I turbinati inferiori sono degli organi fondamentali e mai e poi mai si deve eseguire l'asportazione totale, quindi questa tecnica li riduce, ma li riduce in tutte e tre le componenti anatomiche, nella componente interna ossea, nella componente intermedia che è mucocavernosa e rivestita da un tessuto mucoso. Per quali persone quindi la turbinoplastica inferiore modificata è indicata? Ma in tutte quelle persone che hanno dei gravi disturbi respiratori nasali. Allergici già codificati, etichettati o meno, può essere indicata anche in un bambino. Dai mitici anni Ottanta alle creazioni più recenti, Parigi per la prima volta apre gli archivi di uno dei maggiori talenti della moda. Si chiamava Azzedine Alaïa e amava disegnare nella sua grande casa atelier nel cuore di Parigi, proprio lì dove in questi giorni per la prima volta sono in mostra i suoi abiti più rappresentativi. È stato un onore per me poterlo chiamare papà. Mi manca e non riesco ad aggiungere altro. Aveva solo 15 anni Naomi Campbell quando Azzedine Alaïa la scoprì, portandola per la prima volta in passerella. Per la Venere Nera, lo stilista tunisino scomparso il 18 novembre scorso all'età di 77 anni a Parigi, la città dove aveva scelto di vivere e lavorare dal 1957, era un papà. Un gigantesco papà professionale, racchiuso nelle fattezze minute di un uomo gentile e geniale. Un talento straordinario, custodito nella timidezza del sorriso e dei modi riservati, ma raccontato con forza dai suoi abiti di eterna bellezza, al tempo stesso semplici e proprio per questo i più difficili da realizzare, come raccontava lo stesso Alaïa nelle scarne interviste che a volte rilasciava. Un genio celebrato nella prima mostra allestita a Parigi nella sua casa atelier e voluta dalla fondazione Azzedine Alaïa con l'intento di custodire e divulgare l'arte di uno dei più straordinari visionari che il mondo della moda abbia mai conosciuto. Je suis couturier, il titolo della prima esposizione, porta sotto i riflettori 41 capi iconici cesellati dalle mani dello stilista tunisino e selezionati con attenzione da Olivier Sayar, il curatore della mostra e della fondazione.
Il linguaggio di Azzedine Alaïa si basa su un processo originale di astrazione delle forme dell'astro, il tutto unito naturalmente ad una grande perizia tecnica e sartoriale. Le sue creazioni sono vere e proprie architetture che si stagliano sui corpi delle donne. In questo è stato sicuramente, come città del suo stile, l'erede di couturier straordinari come Madeleine Vionnet, Cristobal Balenciaga. Ha dato sicuramente un importante contributo alla storia della moda, che oggi proviamo a raccontare in questa mostra. Una mostra che illustra attraverso queste creazioni magnifiche il suo percorso di uomo molto timido, riservato, poco incline alla socialità e a tutto il mondo che circonda la couture parigina, eppure capace di infondere quella raffinatezza e quella forza necessaria all'eleganza femminile. I ricordi di Carla Sozzani, l'amica di una vita e membro dell'associazione dedicata al designer. Professionalmente era senza uguali, perché non era mai contento, non era mai niente, era abbastanza fatto bene. Passava delle ore, faceva tutti i suoi cartoni modelli, perfezionista, incredibile. Umanamente un grande come il suo lavoro. Sicuramente l'heritage che ha lasciato e la legacy che ha lasciato Azzedine è abbastanza unica. E il fatto che lui abbia voluto che questa casa, che era casa sua dove viveva e lavorava, diventasse il suo museo e il museo di tutti quelli che lui ha collezionato negli anni, trovo che lascia alle nuove generazioni un'apertura abbastanza rara. No? Tu papa in your life, Azzedine e Gianni. Gianni Versace è stato più come un fratello per me e Gianni stimava tantissimo Azzedine, lo invitava sempre alle sue sfilate di alta moda. Adesso sono di sicuro insieme. Magazine 7 si ferma solo qualche istante, vi aspettiamo dopo la pubblicità, non mancate. Bentornati a Magazine 7, adesso la nostra consueta rubrica soldi. Investire i propri risparmi in modo redditizio e sicuro, senza subire perdite, è l'obiettivo di tutti. La realtà però è ben differente perché le variabili sono tante. Insieme al nostro esperto Cosimo Pastore vediamo perché in materia di investimenti è sempre necessario informarsi. E se non ci si sente abbastanza sicuri, è bene affidarsi a degli esperti. L'entrata in vigore della direttiva MiFID 2 lo scorso 3 gennaio può rappresentare davvero una svolta per i risparmiatori italiani, che beneficeranno di una maggiore trasparenza nei costi dei servizi di investimento. Non a caso si è assistito negli ultimi mesi a un aumento dell'utilizzo degli ETF, strumenti finanziari di qualità e a costi contenuti. Siamo andati allora a chiedere a Emanuele Bellingeri, responsabile per l'Italia di iShares, la piattaforma di ETF di BlackRock, se questa tendenza sia destinata a continuare anche nel corso del 2018. Il 2017 è stato un anno decisamente positivo per gli ETF e in Italia sono quasi 60 i miliardi investiti in questo prodotto. Bellingeri, come si spiega questo fenomeno? Ci sono secondo me due fattori che spiegano questo risultato. Il primo riguarda l'utilizzo degli ETF, che fino a poco tempo fa era appannaggio soprattutto di investitori cosiddetti istituzionali, quindi SGR, banche, fondi pensione e assicurazioni. Adesso piacciono e sono utilizzati anche dai risparmiatori. Il secondo riguarda l'imminente entrata in vigore della MiFID 2, quindi questo gennaio, per cui molti operatori hanno iniziato a inserire in portafoglio questi strumenti che sono, oltre a essere poco costosi, sono anche trasparenti e diversificati. Ecco, andiamo con ordine, Bellingeri. Ci chiarisca innanzitutto perché è così importante il concetto di diversificazione quando si parla di investimenti. Oggi ormai sappiamo che un singolo titolo non può pregiudicare il rendimento del nostro portafoglio. Gli ETF permettono appunto di investire su un paniere di titoli e quindi un insieme di aziende. Investire su un singolo titolo è quanto mai rischioso. Pensiamo ad esempio a un investitore italiano che si rivolga soltanto a titoli di Stato oppure ad azioni quotate sulla borsa italiana.
ritengo che debba valutare l'opportunità di allargare il proprio universo di investimento. Infatti, per avere un portafoglio ben diversificato, si consiglia ad esempio di investirne una piccola percentuale anche nei paesi emergenti. Esattamente, ma lei ad esempio saprebbe su che titolo thailandese investire? Assolutamente no. Immaginavo, a maggior ragione i piccoli investitori. Grazie agli ETF è possibile investire su mercati anche di nicchia, di difficile accessibilità, che però possono offrire delle opportunità interessanti. Gli italiani però sono rimasti legati all'idea di cedola. I nostri connazionali amano investire in prodotti poco rischiosi e in grado di dare loro periodicamente un reddito aggiuntivo, come fanno i titoli di Stato. A torto si ritiene che gli ETF siano più adatti ad investire sui mercati azionari. Però negli ultimi anni sono stati lanciati anche molti prodotti che investono in obbligazioni e alcuni di questi offrono anche una cedola periodica. E quindi è possibile investire su questi strumenti sia in ambito azionario che obbligazionario. Quindi, se ho capito bene, attraverso gli ETF è possibile investire sia in azioni che in obbligazioni a livello mondiale. Però in Italia, Bellingeri, ci sono migliaia di ETF distribuiti. Per un risparmiatore non è facile orientarsi. Sì, è molto difficile ed è proprio per questo che sempre più operatori, comprese le banche, offrono portafogli modello che vengono implementati tramite ETF e quindi anche il piccolo investitore e non soltanto chi ha grandi patrimoni può beneficiare delle caratteristiche dello strumento stesso. E questo secondo lei è un segnale positivo? Sì, è molto positivo e anche, se mi permette il termine, democratico. Infatti, come dicevo, sempre più investitori possono beneficiare della liquidità degli ETF, dei bassi costi e soprattutto della trasparenza dei portafogli, in quanto possono monitorare l'andamento dell'investimento in tempo reale. Grazie quindi Emanuele Bellingeri di iShares. A voi. Questo era l'ultimo servizio della puntata. Prima di salutarci però io vi ricordo un doppio appuntamento. Il Maxi da San Valentino fino al 14 marzo aprirà le sue porte a tutte le coppie, ossia amici, fidanzati, nonni e nipoti. Basterà essere in due per accedere con un unico biglietto e godere della ricca offerta del museo. La 7 invece sostiene la campagna di GFB Onlus, organizzazione no profit nata per finanziare progetti di ricerca mirati alla cura di una particolare forma di distrofia muscolare. Fino al prossimo 17 febbraio con un sms e una chiamata da rete fissa al numero 45521 sarà possibile donare anche solo 2 euro per raccogliere fondi e supportare la terapia genica. Io mi fermo qui, non mi resta che darvi appuntamento a sabato prossimo con un'altra puntata imperdibile di Magazine7, naturalmente alle 12.45 qui sulla 7. Buon proseguimento con i programmi della rete, non mancate. Arrivederci a tutti.